chiudere non la nostra serata, che veramente in conclusione vede la voce e la parola e la musica di Antonello Colle d'Anchise. Antonello, ci sei? Eccolo. E grazie ancora Antonello, perché tu hai chiuso la tua carriera di preside con noi e con la nostra amicizia e con la nostra attentuli. E hai voluto festeggiare a Villa Edera, è una cosa questa che mi è rimasta molto, molto impressa, è una bellissima dimostrazione di amicizia. Guarda, quindi... era stata sinceramente un'idea di Pierluigi Alvao, è stato lui a insistere, sì. Ecco, perché io ho detto, ma cosa gliene frega la gente che io vado in pensione? Lui mi ha detto, ma non fa niente, era scusa per farci un po' di musica. E allora ho ecco, tra l'altro noi sappiamo che la notte con la poesia qui a Villa Edera è nata con Pierino, con Pierluigi Alvao, sì, no? Che oggi non è con noi perché non ne aveva tanta voglia, forse comunque è con noi sempre. Certo. Allora grazie Antonello. Mi devo spostare un po'. Sì, io mi siedo. Allora, l'altra canzone è Luz Meus Cabelos. Parla dei miei capelli, quando l'ho scritta ne avevo il doppio, è una dedica con la speranza che non cadano del tutto troppo in fretta, che mi lasciano almeno un altro po' di anni con i capelli, insomma, comunque lo stress fa molto. E, sto scherzando, parla dei capelli ma come metafora della mia vita. Aspetta, di minore. No veus los meus cabells com són despentinats, sempre pres de marans, sempre rufurats, un poc arraiurats, sempre desordenats. Luz despentina l'ànima. No veus los meus cabells deixats al natural, luz atirats en alt, un cop de grecal, llibres com un paldal, siguint un ideal. Luz despentina l'ànima. Los meus cabells, petites frols, han vist morir l'amor i han vivit de sols, amb la veu del vent, la veu de la cançó, la veu del sentiment. Los meus cabells han vist arrint el cor, l'amba de mig agost, i ara no tenen por, ni mera mare sol, ni manco de la guerra, ni manco de l'amor. No veus los meus cabells ferits i nelles mans, sempre un poc enfadats, sempre encasinats, un poc escollonats, a voltes encatsats. Són lo mirall de l'ànima. No veus los meus cabells com són desesperats, encall qui creu encravats, són propi desgraciats, molts i ressuscitats, tots embrullats. Luz despentina l'ànima. Los meus cabells, petites frols, han vist morir l'amor i han vivit de sols, amb la veu del vent, la veu de la cançó, la veu del sentiment. Los meus cabells han vist arrint el cor, l'embat de mig agost, i ara no tenen por, ni de la mare solt, ni manco de la guerra, ni manco de l'amor. No veus los meus cabells. Son lo mirall de l'ànima.
abbiamo il bello della diretta. Prima di fare un'altra canzone, ancora un'altra ce la fai, no? Io volevo chiudere. Chiudere, sì, ma prima di chiudere, Antonello, io penso che c'è Paolo Zicconi che vorrei dire due parole. Paolo, visto che non puoi cantare, non lo so, ma forse due parole ci puoi dire. Abbiamo un altro grande, scusa, grande amico, tra l'altro. Grande amico, quindi. Io mi sono permessa, sì, ciao, proprio bene, perché, bene, perché so che siete un bel trio. Ciao carissimo. Ciao Paolo. Grosso forse, più che grande. Allora, a me mi hanno invitato e detto: vuoi dire due parole? Io ovviamente provengo da un altro ambito che quello più prettamente musicale, e la poesia l'ho sempre considerata un po' ai margini, ignorantemente, ai margini della musica. Nella lirica, quando facevo lirica, non l'ho mai trovata molto la poesia. Il testo lo vedevo in una funzione più teatrale. Poi ho scoperto meglio i cantautori, ne ho scoperto uno, anzitutto era Luigi Tenco, e allora lì ho capito che forse non poteva esistere una musica così bella senza una poesia così grande, e quindi la poesia va rivalutata. Proprio parlando di cantautori, c'è tanto Pascoli, visto che oggi poi è il 10 agosto, c'è tanto Pascoli e Leopardi nei nostri cantautori. E quindi iniziative come queste sono fondamentali, perché tengono viva la poesia, che forse dovrebbe essere ancora un po' più viva nella scuola. Quando studiavo io si faceva molto. Adesso vedo che sono pochissimi gli insegnanti che dedicano alla poesia quello spazio che meriterebbe veramente, secondo me. È un piacere essere qui, aver assistito a un incontro. Non è la prima volta che assisto a questo bellissimo incontro, che ripeto è importantissimo secondo me per i motivi che ho detto. Trovarmi qui con tante persone che conosco, a partire da Neria, adesso sì che la faccio trovare male, non è stata solo insegnante di Tiziana, e quello ancora le va bene, il fatto che è stata anche mia, e quindi e questo forse le va meno bene. E poi è stata per poco, poi lei ha preso altre strade, è diventata presidente dei critici letterari, quindi ha un po' lasciato la scuola, che comunque è stata importante per lei, come lei lo è stata certamente per la scuola. Trovare Antonello Colle d'Anchise, che è un grandissimo amico di vecchia data, parlavamo di canzoni algheresi pochi anni fa, in effetti, e abbiamo anche lavorato assieme in più di un'occasione. Ha scritto anche una bellissima cosa per me, che il grande pubblicitario Gavino Sanna considera il capolavoro di un certo lavoro che abbiamo fatto, soprattutto nella parte letteraria che ha scritto lui. E poi Davide Casu, che ha mosso i primi passi con Antonello, un pochettino anche con me, e mi ha sopportato quando ho fatto tutto il lavoro su Tenco, perché era il mio consigliere segreto. Dibattevo con lui in privato ogni singolo passo di quel lavoro discografico, e quindi è bellissimo stare qui. Grazie ancora, saluto Massimiliano, naturalmente anche lui, con lui abbiamo fatto qualcosa assieme anni fa, e tantissimi altri, spero di non dimenticare nessuno, scusate, rischio di essere poco educato, ma veramente nel caso di lasciare posto adesso al prossimo e forse ultimo brano musicale. Grazie ancora per tutto, e buona serata, buona conclusione di serata. Grazie, prof. Abbiamo riflettuto talvolta sullo scorrere del tempo, sul passare del tempo e sul fatto che questo tempo che va via non riusciamo a fermarlo. E qualche volta ci lasciamo andare a vivere dei ricordi per poi riprendere la vita del presente. Il titolo di questa canzone è Cum Samvora Lutens. E chiudiamo con questa. Thank you.
no tan se sa già con san vora l'utenz pare che passi un dia e mostro bene svels pare che tengi pressa però on te denà senso il musaltrus che vivim e che pure manà i cara dia che passa m'escult es luca mi una bigen che smassa tal la vira es feta sci. No tan ses abijat con l'utensi san vora t'aveus mirant andrera s'aguta un ban d'escora t'aveus ar al mirar que ses predemarans ama la pel frungida i luz cabells i brans es donarà la minyona que t'havia enamorat. L'umestra que primer t'ha fet vapor ara és pregat. No tan s'és abijat con san vora la vida per la disperació m'ave quasi de rira m'ave quasi de plorà pensant a qui és caigut de tanta mitzine camí caigut l'avem pel dut i quan l'última donna vangaramus avisar. Raspungarem que sen ja pronsi que sa pot anar. Va bene, io adesso ho chiuso, però volevo vedere se Davide Casu lo ha citato. Intanto devo ringraziare il violinista Massimiliano Peana, il quale conosce a memoria le mie canzoni e se gli telefono il giorno prima viene ad accompagnarmi. Ormai c'è un repertorio che sa a memoria. Non mettiti da questa parte, sennò non riesco a leggere. Il microfono qua l'ambra, questo fisso. Vabbè, sì. Allora, un piccolo omaggio, lo improvvisiamo. Facciamo una canzone in sardo che conoscete tutti di sicuro. È un onore cantarla con il mio vecchio alunno Davide Casu, che ha cominciato forse a cantare le prime volte con me, con il coro Pantarei, e sono veramente orgoglioso che oggi stia facendo un percorso artistico di canzone, di poesia e anche di pittura, perché è molto bravo anche con la pittura. Proviamo a fare Non poto riposare con una particolarità, e la prima strofa la facciamo come tutti la conoscete in sardo, poi ce ne sono due che le abbiamo tradotte in agliarese, vediamo un pochino. Sa, prova. Ok, ci siamo. Tu, io uso questo. Allora tu parti da lì e io da qui. Aspetta un attimo, tu fai quella in sardo, poi io quella in agliarese, poi tutti insieme. Okay. Due ritorni. Sì. Okay. Amore coro, pensando a ti e so, d'un zi momento, non
in Cristo, rabrenda e oro, nen in dispiacere, o pensamento, t'assicuro la tie solo un amo catamo forte tamo 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 t'assicuro che ti è solo amo catamo forte tamo e tamo e tamo. Tu sei lo sol che allumina, lo dia che s'alza dell'Oriente con dolce veu. Pera mi se scandida poesia che viu nella mia mente e nel cor mio. Io solamente a tu vulpe adorar, ta vul sempre a me sbeide me Sankara, io solamente a tu vulbe adorare, ta vul sempre a me sbeide me Sankara. Non può chi rapusa dolce amor meu, pan santa tu io so caramamento, prenda de corno a sti di san tristura, ni mai andas praie o amargura. Io solamente a tu vulbe adorare, ta vul sempre a me sbeide me Sankara. Io solamente a tu vulbe adorare, ta vul sempre a me sbeide me Sankara. Grazie, grazie. Grazie, grazie tante, veramente. E c'è un signore che alza la mano, ma... Volevo solo chiedere una cosa, se sì. Voi mi regalate 3 minuti io vi regalo Pascoli. È un pochino fuori del programma questo qui, no, che ora è? Le 10:30. Allora, che facciamo con Pascoli democraticamente? Lo accettiamo, sì, ed è un amico che viene da un'altra regione, vieni a farci ascoltare Pascoli 3 minuti, ma aspetta Antonello. Dovevamo chiudere con le canzoni. Adesso ascoltiamo Pascoli 3 minuti dal nostro amico che viene dalle Marche e ha scoperto del nostro incontro poetico, e siccome è un attore e amante di Pascoli anche, ti sto presentando come nuova serata come questa. Bene, però avete reso onore alla musica. Avete reso onore alla Sardegna. Ma Pascoli noi l'abbiamo reso onore la prima volta che abbiamo fatto la manifestazione. E tutte le volte. E tutte le volte. Dai, 3 minuti, presentati. Presentati. No, non fa niente. Il nome e cognome. Enzo Buonacucina. Buonacucina. E ci ha conosciuto e ci ha, diciamo, rintracciati attraverso Facebook, giusto? Sì, ma sono ad Alghero da 4 anni. Dai. San Lorenzo.
Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, lucisero, cadde tra spini, ella avea nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende e pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano in mano. Egli, immobile, attonito, a dita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale, oh, di un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Bene, allora un nuovo amico di Villa Edera, evviva! Un nuovo amico di Villa Edera, allora adesso chiudiamo, come sempre ringraziando tutti noi che siamo stati ad ascoltare poesia. Pascoli ha chiuso, ma hanno chiuso anche due bravissimi cantautori, e pensavo a Bob Dylan, che bene o male come cantautore ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Possiamo non essere d'accordo, ma adesso il professore cos'è? No, qualcuno poc'anzi proprio qui all'inizio diceva la poesia non è soltanto questa, è anche la prosa, è anche la pittura, anche Enrico Fauro ha fatto riferimenti, certo. E qualcuno poi ha aggiunto anche la vita stessa poi è poesia, e quindi va benissimo, ci la sta vita, bene. Sì, la sì. Vita è poesia e l'amicizia, allora adesso io, un'altra cosa, prima che mi dimentichi, tra le persone qui c'è anche Marco Di Gangi, che è il presidente dell'associazione Domos, di cui anche il Bed and Breakfast Villa Edera fa parte. Quindi Marco, grazie anche per la tua presenza, di tutti gli amici, e adesso ci facciamo un bel brindisi col vino fresco, con un po' di insalata di riso, di salsiccia, di qualcosa che spero ci nutra un pochino, e comunque soprattutto ci nutre l'amicizia, ci nutre il piacere veramente di stare insieme. Ricordate, 10 agosto, anche l'anno prossimo qua a Villa Edera. Grazie Ivan, grazie Ivan, grazie. Ok, adesso andiamo a mangiare qualcosa. Dopo il bacio, sorte.